Ciao, Ciao. ciao. Raffaella Leboroni legge una poesia della poetessa polacca Zimborska che si intitola Amore a prima vista. Raffaella, Grazie grazie a e ti te. lascio sola con la poesia. Me ne vado. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso li unì. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi, credono che non sia mai successo nulla tra loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi, dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro, se non ricordano, una volta un faccia a faccia, in qualche porta girevole. Uno, scusi, nella ressa. Un, ho sbagliato numero, nella cornetta. Ma conosco la risposta. No, non ricordano. Gli stupirebbe molto sapere che già da parecchio tempo il caso giocava con loro. Non ancora pronto del tutto a mutarsi per loro in destino, li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e, soffocando una risata, con un salto si scansava. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili? Forse 3 anni fa, o lo scorso martedì, una fogliolina volò via. Da una spalla a un'altra. Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. Chissà, forse già la palla tra i cespugli dell'infanzia. Vi furono maniglie e campanelli, su cui anzitempo un tocco si posava su un tocco, valigie accostate nel deposito bagagli. Una notte, forse, lo stesso sogno, subito confuso al risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito. Il libro degli eventi è sempre aperto a metà. Ancora grazie a Grazie. Raffaella e Grazie grazie a te, alla Fiamma. È poesia meravigliosa. bella, sei bellissima. Ciao! Ciao!